Welcome to Miro TV! Ragazzi, la notizia è di poco fa, addirittura quindi potete capire che ore sono quando sto registrando questo video. Ma sti cazzi, ne approfitto perché ragazzi, almeno a quest'ora fa pure fresco. E tra l'altro poi la Davide Vivio, o meglio William Riga, mi ha lanciato un assist davvero molto importante per parlarvi del suo annuncio e poi parlarvi della puntata che c'è stata. Perché ragazzuoli, come detto, come già annunciato, ovviamente ve l'ho detto subito dopo il mio commento in NXT, Aleister Black è infortunato. Ragazzuoli, questo che vuol dire? Che la WWE ha dovuto inventarsi qualcosa per far arrivare al main event Ciampa contro Gargano, perché era suonatissimo che ci sarebbe stato questo triple threat, ok? È stato annunciato in questa puntata il triple threat tra Ciampa, Gargano e il buonissimo Aleister, ma purtroppo l'infortunio per Aleister è più grave del previsto, si parla di uno strappo all'inguine e questo significa che lo rivedremo attorno a ottobre. Molto curioso come l'hanno fatto fuori. Ragazzuoli, non so se voi avete visto il seguito, certo fare una reazione a quel segmento, quale trovate su www.com con Aleister Black che sembra essere stato attaccato da un personaggio misterioso e non Tommaso Ciampa oppure proprio lui, Johnny Gargano, perché non avrebbe avuto senso con quest'ultimo. Quindi si sono fatti un assist per il ritorno di Aleister Black, che a questo punto mi sento di dire sarà quasi sicuramente a NXT ancora una volta, mentre il titolo di NXT, il titolo massimo NXT, sarà difeso da Tommaso Ciampa a NXT TakeOver Brooklyn in un last man standing match contro Johnny Gargano. Sì, abbiamo lato 3 tra questi due lottatori, Johnny Gargano e il campione Tommaso Ciampa, il quale parte secondo me un pochino avvantaggiato, perché non sarebbe molto chiarino fargli perdere subito il titolo alla prima difesa titolare, soprattutto per un personaggio come il suo, devastante. Vi ripeto, secondo me è uno dei migliori heel, non il migliore, anzi questo lo sottolineo, il miglior heel attuale della WWE, e fargli perdere la cintura già alla prima difesa titolare non sarebbe una mossa saggia. Tra l'altro Johnny Gargano però mi viene da dire che se perde sonoramente in un last man standing contro Tommaso Ciampa potrebbe essere lanciato nel roster, perché cosa ha da dire? Cosa ha da dire Johnny Gargano fondamentalmente quando perde con Ciampa? Niente, mentre Tommaso potrebbe magari affrontare altri 2-3 avversari, o meglio 2-3 possibili nomi number one contender al suo titolo, perché da campione heel lui può dare davvero tanto, può dare davvero tanto, e può esaltare anche il face che va a perdere contro lui, perché già mi immagino un possibile Ricochet contro Ciampa, un possibile Sidri contro Ciampa, questi personaggi comunque prettamente face, anche se Sidri non è prettamente face, ma nella storyline col Velvet Dream sicuramente è quello che sbuca più da buono. E partiamo proprio da loro, visto che dobbiamo commentare l'ultima puntata di NXT. C'è stato un segmento nella villa di Velvet Dream che ha cercato in svariati modi di buttare AC3 in piscina. Uno qua penserà, ma che cazzo di segmento è stato? Secondo me è stato geniale perché rispecchia molto tutti e due i personaggi, sia Velvet Dream che prova a fare il furbo esaltandosi come al solito da solo anche quando AC3 lancia diverse frecciatine, e invece AC3 si dimostra ancora più furbo di lui, no? Mentre Velvet Dream cerca di fare il furbo, AC3 fa il furbo e ci riesce benissimo connettendo la sua finisher di piscina a Velvet Dream. Ok, sarà stato un segmento un po' troppo comedy, ma a me è piaciuto soprattutto per come stanno strutturando questa storyline, per il fatto che AC3 abbia accettato sti invito alla Maria De Filippi di Velvet Dream. Parla chiaro, il segmento sarebbe stato un po' comedy, un po' no. A me è piaciuto, poi se a qualcun altro non è piaciuto ci sta, capisco tutto, magari si aspettava qualcosa di più cruento. Ma ragazzi, io li voglio semplicemente ricordare che da una parte c'è Velvet Dream, da un'altra parte c'è AC3, quindi non è che stiamo a parlare dei personaggi come Braun Strowman e Brock Lesnar, quello non avrebbe avuto senso. Ok, andiamo avanti. Parliamo delle cose che un po' mi hanno impressionato, perché sì, qualcosa mi ha impressionato di questa puntata, e non mi riferisco all'assenza sul ring di Ricochet, perché Ricochet è stato attaccato brutalmente la Undisputed Era, che sembra che tutti e quattro lo abbiano pensato per bene, e poi portarlo sulla rampa durante la sua team. E sì, Adam Cole ha lanciato un messaggio bello che chiaro in vista di NXT TakeOver Brooklyn, ci sta benissimo. Tra l'altro si dice che Ricochet è stato infortunato a Parigi, quindi ci sta il fatto di non volerlo farlo combattere in queste settimane. Mi è piaciuto comunque la storyline creata in vista di NXT TakeOver Brooklyn, che è imminente, cioè settimana prossima. Non so se si farà vedere Ricochet, perché comunque c'è altra carne al fuoco. In questa puntata ad esempio abbiamo visto davvero poco la categoria da team, ma ci sta, perché le cose hanno parlato anche dei debutti. Abbiamo visto qualche debutto interessante, come l'avversario di Onno, è stato un po' imbarazzante, però ci sta. È un personaggio che, vi dirò pure la verità, mi è stato simpatico, perché alla fine
fatto un buon match contro Ondo. Non è stato il classico squash match di invece mi sembra la settimana scorsa, dove non ha squashato quel tipo. Ondo, devo capirlo cosa vogliono fare con lui. Sembra che gli stiano dando una caratterizzazione diversa al suo personaggio, ma per quale scopo? Ditemelo voi nei commenti, perché potrei sbagliarmi, potrete sbagliarvi anche voi che scrivete. Ma sì, grazie, è bello pure per questo, ed è bella anche quando porta soggetti come Kid Lee. A me quel ragazzone mi è piaciuto tantissimo, mi piace davvero tanto. È uno di quei giganti buoni, ma non giganti in maniera cattiva, giganti grossi che di solito non piace. A me questo mi piace davvero tanto, c'è anche tanta agilità. Io non lo conoscevo, vi dirò la verità, non lo conoscevo minimamente. Ho visto dei suoi promo, ho visto anche il promo che ha fatto qui a NXT e mi è piaciuto davvero molto, sia al microfono, non è per niente impacciato, e la cosa secondo me è perfetta, attenzione, per un personaggio del genere. E poi sul ring mi ha convinto, gli hanno dato anche un buonissimo minutaggio, il che ci sta perché lo devi presentare e magari piano piano lanciarlo dopo Takeover Brooklyn. Mi è piaciuto, lo promuovo, non so voi cosa ne pensiate, ma penso che questo lottatore possa dire alla sua NXT, se riescono a dargli delle storyline buone, non importanti, ma buone, può secondo me spiccare facilmente, perché è un wrestler che si è presentato davvero bene. E non è facile, ragazzi, non è facile presentarsi bene davanti poi a un pubblico esigente come quello di NXT, lo promuovo alla grande. Poi anche la risposta del pubblico parla un pochino chiaro, penso è stato molto molto apprezzato anche durante la contesa, quindi promosso a pieni voti. Ovviamente ha vinto la sua contesa contro Mancer Barter, e ragazzuoli, ci sta, anzi addirittura io mi aspettavo che il match durasse molto di meno, invece l'hanno costruito molto per esaltare le manovre, l'agilità di sto maccione qua, promossissimo. Andiamo avanti, di che cosa vogliamo parlare? C'è sta Tenaria Conti versus Vanessa Bourne, match valido per il Mae Young Classic. Ha vinto la prima dalla mia nominata, ovvero Conti, la Conti, ragazzuoli. Io non mi sento però di giudicare la contesa perché l'ho seguito con poco interesse, l'ho seguito con poco interesse perché già sapevo il risultato. Vanessa Bourne non mi convince più di tanto, già avevo messo gli occhi su di lei, ma non è che mi convinca tanto. Tenaria Conti mi sembra soltanto una delle tante divas, o meglio delle tante womans che possono spiccare facilmente in un torneo del genere, quindi ci chiudo l'occhio perché ne ho viste di meglio, ne ho viste di meglio. Mi è dispiaciuto non vedere Kairi Sane, mi è dispiaciuto non vedere Shayna Baszler in questa puntata, ma quelle woman sono di tutt'altro livello, ovviamente non le sto scrutinando, non sto manco paragonando, però sinceramente preferivo vedere qualcosa con Kairi, che settimana prossima, da quanto ho capito, combatterà nella puntata di NXT. Mi gioco quello che vi pare, che Shayna Baszler sarà al tavolo di commento, succederà qualcosa tra le due, giusto così un po' di hype anche in vista di NXT TakeOver Brooklyn, pure per la loro contesa, anche se io ho detto, ragazzi, gli occhi ce l'avrò particolarmente per Adam Cole contro Ricochet, a sto punto ce l'avrò anche particolarmente per Johnny Gargano contro Tommaso Ciampa, che è l'esclusione di Black, ma uno contro uno, Last Man Standing, conoscendo poi il valore dei wrestler, il valore della loro storyline, il valore di quanto si odiano, mi sembra difficile che il match più interessante possa essere Shayna contro Kairi Sane, assolutamente proprio, ragazzuoli. Poi c'è anche Sidri contro Velveteen Dream, che passa come forse terzo o quarto match più importante della serata, perché come detto prima avremo anche il possibile match a 6 a sto punto. Il match a 6 tra i Mustache Mountain War Riders contro l'Undisputed Era composta da Kyle e il buon Roderick Strong. O almeno questo io spero, ragazzi. Ancora non c'è nulla di ufficiale, ma dubito che tengano fuori la categoria tag visto il potenziale che c'è. Poi può essere pure semplicemente un tag team match con soltanto i Mustache Mountain contro Roderick Strong contro quell'altro, oppure War Riders contro Roderick Strong e il buon Kyle. Ma non frega niente, voglio vedere un tag team match, voglio vedere quelle cinture in palio assolutamente proprio, ragazzuoli. Io non so di che altro vi devo parlare perché mi sembra di aver parlato praticamente di tutto. L'avversario di Casey Sonne si chiamava Adrian, non mi ricordo come, Joe Dude. E ragazzuoli, poi che c'è stato? Mi sembra solo Nikki Cross contro Amber Nova. Sì, anche qua praticamente Nikki Cross ha avuto parecchio vita facile, ma ci sta, il suo personaggio secondo me è ormai pronto per passare a qualcosina più di NXT, anche se NXT è tanta roba, e continuo a dire che la differenza tra me e roster e NXT non esiste, nel senso che NXT a volte mi sembra molto superiore a livello di qualità, però ovviamente, ragazzi, passare a SmackDown, passare a Raw è il massimo per questi lottatori o divas o womans che stanno all'interno dello show giallo. Quindi, vi ripeto, Nikki Cross è uno dei miei possibili candidati come promosse post SummerSlam. Sì, perché Nikki Cross ce la vedo bene a SmackDown, vi dirò la verità. Ha una caratterizzazione incredibile, molto brava secondo me a gestire il suo personaggio. È praticamente una pazza isterica che potrebbe dar filo da torcere anche a tipo a Carmella se va a perdere il titolo. Ci vedo molto una rivalità tra Carmella e Nikki Cross.
boss che ci starebbe tantissimo, visto che penso che Evolution vorranno portare Becky Lynch contro Charlotte, o almeno questo lo spero. Spero ovviamente che porteranno su match, perché se portano Carmela contro non so cosa, contro Asuka un'altra volta, io i video sfogo là. Non si risparmiano. Nikki Cross ha vinto la sfida contro Amber Nova, nulla di che, non mi è piaciuto manco tanto la contesa, ma non me ne frega sinceramente niente. Non è che mi aspettavo chissà cosa, mi aspettavo tanto da Johnny Gargano contro Aleister Black. Non ho parlato di questo match, ragazzi, semplicemente perché ci sono rimasto molto molto male dell'infortunio di Aleister Black. Ora non voglio sminuire la contesa, ma visto che è intervenuto dopo 3-4 minuti Tommaso Ciampa, ecco, non c'è praticamente stata, non mi sento minimamente di calcolarla e di commentarla, perché quei due lottatori potrebbero fare un match di 10 minuti spettacolare. Qua è stato gestito tutto con l'intromissione di Ciampa, doveva cercare di lanciare un messaggio all'Easter Black e far fuori Johnny Gargano. Non c'è riuscito perché William Riga ha annunciato il match a 3 e poi sappiamo come è andato a finire. Quindi ragazzuoli, spolliciate, commentate, condividete, iscrivetevi al canale se non lo avete già fatto. Da Mira è tutto, too sweet.